Vi è mai capitato di visitare un paese con i muri delle case coperti da dipinti? Beh, in Abruzzo ce n'è uno da non perdere. Qui ad Aielli l'arte si fa paesaggio urbano, rendendo case, archi, piazze e vicoli pieni di luci e colori. Ma attenzione, prima di iniziare a girare questo magnifico borgo, cliccate qui e iscrivetevi al nostro canale. That it's safer to suffer in silence. Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare tante opere realizzate da nomi prestigiosi dell'arte contemporanea. I could burst a million bubbles. I could set the world. Non so ben dir come entrai, tant'ero pieno di sonno in su quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che fui ai piedi un colle giunto, là dove terminava quella valle che di paura il cor m'avea compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dai raggi del pianeta che men dritta altrui per ogni calda. Siamo arrivati di fronte a uno dei murales più fotografati del borgo, frutto della bravura e dello spray dell'artista Okuda San Miguel. We won't speak for a week. I still believe that it's safer to suffer this silence. I'm so tired. Lay me down and rest my head. Allora ragazzi, comunque la scelta di venire in questo borgo non è stata affatto casuale, perché stiamo ripercorrendo, diciamo, una mini vacanza che abbiamo già fatto 2 anni fa e che ci ha portato alla scoperta proprio di Aielli. E siamo rimasti talmente affascinati che abbiamo deciso di tornarci un'altra volta. Esatto, ma questa volta ci siamo tornati in un momento particolare, perché è in corso la quinta edizione di un noto festival, Borgo Universo, che unisce arte, divertimento, cultura e astronomia. E non solo, perché ogni anno durante questo festival accorrono artisti da tutto il mondo che arricchiscono ulteriormente questo borgo con nuove opere. Durante la vostra giornata ad Aielli ovviamente non dovete perdere assolutamente la visita alla Torre delle Stelle. Noi abbiamo deciso questa volta di farla in notturna e dalla cima della torre è possibile vedere la Piana del Fucino, il sole e le stelle. Ciao, buonasera, ci troviamo all'Osservatorio Torre delle Stelle di Aielli. Questo è un luogo, un posto, dove diciamo sempre che portiamo le persone a sognare. Non è soltanto un luogo dove si fa scienza, dove si fanno osservazioni astronomiche, dove si parla di fisica, di stelle e di universo, ma secondo noi è un luogo dove soprattutto si sogna. Si sogna perché qui, in qualche modo, conoscendo le stelle, conosciamo anche noi stessi. Perché? Veniteci a trovare. Beh, non mi mando via senza un'osservazione. Oddio. Non mi posso mandare via così. Adesso siamo all'ultimo piano della torre, praticamente all'aperto. Ecco, adesso Paolo ci farà
Vedere cosa ci farà vedere, Paolo? È una sorpresa, adesso una sorpresa. Lì e scoprirete che sappiamo che al momento Saturno è ben visibile, esatto, quindi chissà potrebbe, se la sorpresa è proprio quella. un indizio. Eccolo. Saturno, sì, sì. Dai, si vede proprio bene, bellissimo. Dallo street food alle osservazioni astronomiche, dai concerti ai momenti di teatro, danza e performance, per poi passare ai laboratori di street art per bambini e anche alle escursioni paesaggistiche. Vi salutiamo con una frase che secondo noi racchiude appieno l'essenza di questo borgo. Ricorda di guardare in alto alle stelle e non ai tuoi piedi. Cerca di dare un senso a quello che vedi e chiediti quello che fa vivere l'universo. Sii curioso.